questo nostro spazio che anticipa il telegiornale dell'ora di pranzo, alle 13. Quest'oggi parleremo del caro bollette e dell'aumento dei prezzi, in alcuni casi giustificato, in altri meno. Lo faremo con il presidente di Federconsumatori, Angelo D'Adamo. Benvenuto alla nostra trasmissione. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Si parla appunto di caro bollette principalmente perché è un po' quello che il problema che sta attanagliando un po' tutti, no? In questo momento, e le segnalazioni a voi delle associazioni dei consumatori sono numerose. Parlavamo proprio di questi studi poco tempo fa, di tutte le varie iniziative che state mettendo in campo per farvi fronte. Allora, ormai le bollette sono diventate l'incubo di ognuno di noi, cittadini o anche chi svolge un'attività commerciale. Gli interventi, è chiaro, ci sono vari livelli di intervento, ognuno c'è un livello di confronto europeo sui prezzi in generale, un livello nazionale e uno locale. Ecco, noi dovremmo vedere un pochettino meglio che cosa possiamo fare, come ognuno di noi può contribuire a dare Infatti. un aiuto su queste vicende. Intanto, ecco, per quanto riguarda il livello nazionale, c'è stato un altro grandissimo appuntamento il 18 scorso, un appuntamento con un'assemblea chiaramente fatta da remoto, dove hanno partecipato oltre 4.000 persone, tra dirigenti delle associazioni dei consumatori e anche cittadini, associazioni varie anche che hanno sensibilità su questo argomento, tra cui anche commercianti, artigiani, ecco, una grande assemblea per richiamare un po' i punti che noi avevamo già messo in evidenza anche con l'altra manifestazione del 10 giugno, si ricorderà, Certo. aveva anche un titolo così molto evocativo, vedo le pentole Le vuote, no? Che pentole quindi vuote, diventava certo. un problema, l'aumento dei costi in generale, no? E il riflesso immediato, sulla spesa alimentare, cosa che oggi è ancora in grande Assolutamente, l'abbiamo aumento. notato un po' tutti, davvero in qualsiasi campo, Ecco, insomma, infatti, poi su questo versante si settore tratterà di vedere che cosa è merceologico. giustificato e che cosa non è giustificato. E poi vediamo che strumenti noi abbiamo a disposizione. Quindi dico, c'è stato questo grande appuntamento. In ambito regionale, che cosa facciamo noi? Noi abbiamo già avuto due incontri già con il prefetto di Udine, che ha mostrato una grande sensibilità sul problema tra virgolette, della povertà in generale. È un elemento. L'altro ancora dell'importanza della tenuta sociale di una collettività in questo momento molto delicato, perché ci sono anche tanti segnali di comportamento, ecco, tipo il fai da te, Ecco, tipo autoriduzione della bolletta, poi ci sono anche magari qualche associazione che soffia sul fuoco su queste procedure, ma noi riteniamo comunque che mettersi in quelle condizioni rischia di aggravare molto di più la condizione delle la persone, condizione perché poi si mette in generale. moto un meccanismo infernale, ci sono i distacchi, c'è tutto quello che c'è. Poi recuperare una condizione di normalità è complicato, Risulta addirittura più molto, difficile, molto quindi complicato. attenzione al fai da te, Ecco, è diciamo noi. assolutamente, assolutamente da evitare. Quindi c'è già questo elemento, questo inizio anche di confronto in questo tavolo e con le associazioni e anche con le associazioni imprenditoriali del commercio, ecco, per verificare che cosa ognuno dalla sua parte può e deve fare, perché l'importanza della tenuta sociale è un problema di tutti, a cui tutti quanti dobbiamo sentirci impegnati. Oltre a questo avremo probabilmente la prossima settimana, perché così ci è stato anche promesso, un confronto con l'assessore Bini, che è l'assessore al commercio e che è anche il nostro referente come associazioni dei consumatori per l'organismo che abbiamo in regione, che è il Comitato Regionale Consumatori Utenti, Certo. il CRCU, per intanto approfondire la condivisione del bisogno di costituire un osservatorio. Un osservatorio che può servire non per segnare e registrare dati statistici, ma un osservatorio che deve evidenziare tutte le problematiche relative alle speculazioni, perché le speculazioni devono essere combattute fino in fondo, verificare che cosa succede sul nostro territorio, perché a fianco a questo, sempre riferito alle bollette, c'è un fenomeno
che abbiamo denunciato già in più occasioni, un fenomeno di emergenza veramente preoccupante, perché nelle situazioni di difficoltà gli sciacalli agiscono. Infatti. E cosa voglio dire con questo aspetto? Che ci sono tanti comportamenti commerciali scorretti riferiti alle attivazioni di contratti non desiderati, di contratti non voluti. Tanta gente si trova in condizioni di dire: beh, non so chi mi sta fornendo l'energia elettrica, non ricevo le bollette, tanti non si interessano anche perché non ricevono le bollette, e poi che cosa succede? Succede il distacco, e poi anche qui si apre un calvario, perché stare senza energia elettrica soprattutto, o gas, perché l'energia elettrica può essere staccata da remoto, il gas è ancora un pochettino più difficoltoso intervenire su queste operazioni. Poi diventa ecco, molto complicato individuare chi fornisce l'energia, qual è il debito maturato, come ricreare una condizione precedente, quindi antecedente a questo contratto accaduto. Incautamente ecco. Firmato, perché lo ricordiamo, la sottoscrizione può avvenire anche al telefono. Ma no? Questo è il punto, ecco. Tante volte contratti non firmati, perché magari qualcuno poi ne ricorda, e questo è un aspetto anche delicato, tante persone vengono da noi che si trovano in queste condizioni e io no, giuro assolutamente io non ho mai fatto niente. E poi nella richiesta che noi facciamo alle aziende quando abbiamo individuato il fornitore, succede che ci mandano la registrazione vocale, e in quella registrazione vocale, con un comportamento incauto, hanno dato tante autorizzazioni. Certe sono fasulle, e lì agisce poi il nostro reclamo nei confronti segnalato all'autorità, all'antitrust, all'autorità della concorrenza, sulle regolarità del commercio e della concorrenza, però lì sono i tempi piuttosto lunghi. Però intanto il disagio che il cittadino consumatore vive è gravissimo, no? Perché finora il clima è mite e quindi riusciamo ancora, tra virgolette, a gestire in una certa maniera. Ormai, insomma, quando arriva il freddo il problema sarà gravissimo. Allora, ecco, riconducendo ancora un po' sulla questione principale, noi chiediamo alcune cose essenziali e prioritarie rispetto alle altre. La prima, i distacchi devono essere sospesi. La possibilità di far sospendere la fornitura alle aziende deve essere assolutamente sospesa. Sospeso, è chiaro che c'è un problema anche per le società fornitrici, perché anche loro hanno un problema di liquidità, insomma, di bilancio a cui modo devono fare i conti. Però per tenere insieme una collettività, questo è il primo passo che va fatto. E poi si tratta di vedere come è possibile intervenire con gli aiuti concreti sia l'uno che l'altro, quindi sia l'azienda fornitrice che il cittadino, il consumatore o l'attività commerciale, mi riferisco a un bar, quelle che consumano tanta energia, no? Che hanno bisogno di energivore, insomma, certo. Ecco, le società energivore, come possono intervenire? Tanti sono gli interventi, sono i bonus statali, ci sono gli interventi della regione. Ne avrete parlato anche in più occasioni. 100 milioni, no, che sono stati i 100 messi milioni in campo, per il fotovoltaico, 40 ma per le imprese. Ecco, ma i 100 milioni per il fotovoltaico sono per il domani. Per il domani. Il problema è la gestione, è dell'emergenza, chiaro. Proprio riferito a questi aspetti. E allora qui è necessario comunque che ci siano procedure snelle. Individuazione certa di chi può intervenire per evitare furbizie, perché chi oggi ha avuto un rincaro, una triplicazione, ecco, della sua spesa, è chiaro che questo manda in default la propria economia familiare oppure commerciale. E ci riferiamo alle piccole imprese che non sono estremamente capitalizzate, ecco, quindi su questo. Allora, su questi aspetti bisogna, in maniera veloce, rapida, e ripeto, non, io ho usato tante volte un'espressione, non a babbo morto, esatto, ma oggi vanno affrontate adesso, insomma, con uno snellimento della burocrazia, dell'individuazione quindi delle possibilità, ecco, di chi può intervenire, di chi può attingere su questi fondi. Questa è la strada che va fatta, va fatta in una maniera di così immediata, di confronto certo, di conoscenza puntuale di ciò che accade. Ed è un dato. Io ci tengo a rilevare anche un altro aspetto su cui è bene indagare che cosa sta succedendo. Noi ci premureremo nel prossimo futuro di intervenire anche su questo versante. Che cosa succede nei condomini
dove ci sono le utenze centralizzate. Esatto, e questo succede in molti, moltissimi condomini, qui a Trieste ad esempio. No? Succede in molti condomini, tanti. A Trieste e anche nel resto della regione, certo. E senz'altro anche su altri territori. Ce ne sono tanti. Che cosa succede in quelle condizioni? C'è l'inquilino, il condomino, che non è nelle condizioni di pagare, quindi c'è il moroso, e quindi diventa moroso. In prima battuta che cosa succede? Gli altri condomini devono intervenire e quindi sopperire a questa mancanza di liquidità. Ma fino a quando l'amministratore può fare questo lavoro? Può intervenire in questo modo? Dopodiché che cosa fa l'amministratore? È tenuto a far pignorare la proprietà del moroso. Moroso in questo caso incolpevole. E allora come si interviene anche in questi casi? Intanto bisogna verificare qual è l'indice di aumento di queste situazioni che vengono a crearsi. E anche qui, ripeto, prima di arrivare comunque a quelle azioni estreme obbligate, è necessario comunque fare il quadro e vedere che cosa sta succedendo. E capire cosa. Perché dai segnali che abbiamo, la preoccupazione è forte. È forte, insomma ce ne sono tanti di casi che preoccupano, di situazioni che preoccupano, certo. Che potrebbero in qualche modo degenerare a breve, perché certo. Lo dicevamo fino adesso, con il bel tempo, con temperature ormai quasi da estate prolungata, le cose hanno retto, però... Però i segnali che abbiamo è che si va sempre più aumentando la difficoltà, e quindi... È facile prevedere che cosa può. Sia delle famiglie che delle attività. Diceva prima, in alcuni casi questi aumenti però sono giustificati, in altri meno, no? Perché la speculazione c'è in vari campi. La speculazione c'è in vari campi. Io qua raccomanderei ancora un'altra cosa. Sì. Alle persone, forse l'avrò fatto già tante volte, mi ripeto, perché voi mi invitate, chiaramente noi che possiamo inventare sempre, poi magari non finisce mai quel richiamo a comportamenti attenti per evitare disastri. Evitate di fornire dati sensibili, di dare disponibilità per rivisitazione dei costi contrattuali, compromesse che non sono verificate, che non sono neanche comprensibili. Possono dire vabbè, ma il nostro kilowattora costerà tanto, un po' meno, non significa niente, perché poi la modalità di commercializzazione di quel kilowattora porta comunque ad un aumento dei costi. Ecco, quindi evitare le migrazioni continue, che in certi periodi sono stati anche eccessivi, e con il mercato libero forti anche delle proposte commerciali fatte con poca chiarezza. Anche perché c'è una scadenza, no? Per il mercato tutelato. Diciamo, c'è una scadenza, no? Per il mercato tutelato, per il gas dovrebbe terminare al 31 dicembre di quest'anno, dicembre. E noi comunque diciamo di portarlo alla scadenza, farla coincidere con quella del mercato libero, che è gennaio 2024, e poi non è detto che questo mercato terminerà, ci sono state tantissime proroghe finora. Ecco, quindi attenzione e poi specialmente di fare attenzione quando si sente il nome di una società poco conosciuta. Con questo non voglio fare la pubblicità alle società conosciute, ecco, ma dico perché esistono solamente nel nostro paese. Sono fiorite. Troppe. E quindi è impossibile che tutte possano garantire le stesse condizioni. No? Per cui attenzione alle promesse, che poi non si verificheranno, mantenersi su società che sono solide, conosciute, e soprattutto se si fida della società che attualmente sta fornendo l'energia, è bene rimanere cauti rispetto alle promesse comunque di passaggio su altri. Ecco, questa è una raccomandazione che io non smetto mai di farla, perché è la prima attenzione che dobbiamo mettere in un momento di turbolenza quale questa attuale. Quando si ristabilirà una condizione di normalità, potremo comprendere bene quali saranno le condizioni di vendita, quali saranno i costi, e ognuno rispetto al proprio profilo di consumo può dire: questo vestito mi sta meglio, quest'altro no.
Però magari appunto non in una situazione d'emergenza, perché la situazione d'emergenza può essere cattiva consigliera anche, no? Quindi Assolutamente. in situazione di fretta, quindi non c'è nessuna fretta se Assolutamente no. qualcuno al telefono ad esempio ci dice il 31 dicembre scade il mercato tutelato per il gas, devi È affrettarti, sciacallaggio è e tanti sciacallaggio, si diciamo. spacciano perché hanno un dato sensibile. Sanno, per esempio, che mi sta fornendo energia elettrica, era, Enel o altro. Chiaro. Si presentano comunque come, cioè, telefoniamo per conto di. Non è così, non è Anche così, non è così. questo è una Se tecnica uno di chiede vendita, anche alla insomma, non propria proprio società di pulita. vendita, dice: ma voi state adottando questo sistema di comunicazione, vedrete che nel 99,9% dei casi vi dicono noi non comunichiamo con questa modalità. Grazie, allora Angelo D'Adamo di Federconsumatori, ci tengo aggiornati sulle iniziative, anche sui prossimi incontri, a Certo. cominciare da quello con l'assessore regionale Bini, per capire insomma, quali strumenti abbiamo a disposizione per contrastare il caro bollette. Grazie e buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E noi adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e fra poco c'è il nostro telegiornale. A fra pochissimo. Telespettatori di Tele4, buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre parlando dell'economia regionale. Nel 2023 il Friuli Venezia Giulia scivolerà nella recensione, chiedo scusa, nella recessione. Lo dice uno studio della CGA di Mestre, secondo cui Trieste farà comunque registrare una seppur minima crescita. Il turismo, la sostanziale tenuta dei servizi e la cantieristica consentiranno a Trieste di vedere aumentare, seppure di uno striminzito 0,1%, il proprio tasso di crescita nel 2023. È l'unico fattore positivo che si registra da una nota dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui per il Friuli Venezia Giulia il prossimo sarà un anno di recessione. Va detto che quest'anno si chiuderà con un aumento del valore aggiunto regionale pari al 3,2%, in ogni caso 0,1% punti in meno rispetto alla media nazionale. La crisi, secondo Mestre, si abbatterà soprattutto su Pordenone, meno 0,3%, Gorizia, meno 0,2% e Udine, meno 0,1%, pari al tasso di decrescita dell'intera regione. Caro bollette, materie prime alle stelle ed inflazione a due cifre frenano dunque l'economia del Friuli Venezia Giulia. In realtà vi è un ulteriore dato positivo. Rispetto al 2019, infatti, Trieste registra un incremento del PIL pari al 4%, Gorizia del 3,3%, Pordenone del 2,2%, Udine dell'1,9%, segno che il Friuli Venezia Giulia ha superato brillantemente la crisi pandemica. Nessun'altra regione italiana ha fatto di meglio. Stamattina il giuramento del governo Meloni fra i ministri Luca Ciriani ai rapporti con il Parlamento. L'esponente di rilievo di Fratelli d'Italia, riconfermato capogruppo a Palazzo Madama pochi giorni fa, è il decimo ministro della Repubblica espresso dal Friuli Venezia Giulia. Il senatore Luca Ciriani, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Con il giuramento di stamattina, Luca Ciriani ai rapporti con il Parlamento è il decimo ministro espresso dal Friuli Venezia Giulia, il secondo se ci si limita al solo territorio friulano. Nato a Pordenone nel 1967, fratello dell'attuale sindaco Alessandro, Ciriani, laureato a Trieste in lettere moderne, si impegna subito in politica con il Movimento Sociale Italiano e aderisce poi ad Alleanza Nazionale. Nel 1998 entra in Consiglio regionale, dove resta per quattro legislature consecutive. Sarà assessore allo sport e alle autonomie locali Contondo, poi capogruppo. Nel 2008 torna assessore Contondo, stavolta alla salute e alle politiche sociali, con l'aggiunta delle attività produttive, poi con la delega alla protezione civile. Nel 2018, non potendosi ricandidare in regione dopo i quattro mandati consecutivi, si candida alle politiche ed è eletto con Fratelli d'Italia al Senato. Sarà capogruppo del partito a Palazzo Madama.
Viene rieletto il 25 settembre scorso e il 18 ottobre riconfermato capogruppo, carica che non potrà conservare. Ora la nuova avventura sempre a fianco di Giorgia Meloni. La conferenza delle regioni nell'augurare buon lavoro al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri del nuovo governo rinnova la disponibilità per una proficua collaborazione con l'esecutivo, dichiara Massimiliano Fedriga, Presidente della conferenza delle regioni. Intendiamo condividere le responsabilità e le sfide che il nostro Paese ha di fronte, consapevoli che insieme le istituzioni possano superare le difficoltà e affrontare passaggi fondamentali. Per questo, scrive ancora Fedriga, ho convocato lunedì 24 ottobre la conferenza delle regioni per discutere un'agenda di priorità da inviare. Dopo la fiducia delle Camere siamo pronti a lavorare con il nuovo governo secondo la leale collaborazione e cooperazione istituzionale. Di piazza è come Berlusconi, tutto annunci, così il consigliere regionale e comunale del PD Francesco Russo ieri sera a Ring, dove ha annunciato di voler ripresentare la proposta della città metropolitana al parlamentino di piazza Oberdan. Di piazza oggi, non a caso, guardi, ha citato tante volte Berlusconi. Io dico, Di piazza ormai è davvero come Berlusconi, è una persona la più simpatica per andarci a bere una birra, un bicchiere di vino. Ci è anche capitato dopo una trasmissione, non da lei, ci hanno beccato in un bar, hanno voluto fare i selfie e ci hanno messi su Facebook. Però governare è un'altra cosa. C'è un dato emblematico che mi ha colpito moltissimo, i cittadini che hanno chiuso in faccia le porte all'amministrazione comunale che mandava i tecnici a fare i sopralluoghi per Lovovia. E questo vuol dire che Di Piazza, che aveva sempre una grande capacità di simpatia e di empatia con la città, l'ha persa su un tema su cui deve adesso rimangiarsi tutto, sì. Perché come dicevamo un anno fa, quella roba non si fa a Varino, Lovovia non si potrà fare. Lei è convinto che non si farà. Ma ci sono tanti e tanti elementi tecnici. Lo ha detto il Ministero, lo ha detto la Regione, lo sta dicendo la Sovrintendenza, tutte cose che noi dicevamo un anno fa, negli ultimi 5 anni, ha fatto un parcheggio e qualche supermercato in città, perché ecco, devi dire che ormai non c'è più neanche nessun nastro da tagliare. Tutti annunci, la Fiera di Trieste, quante volte no, dichiarato che era di privato, no? L'ha ribadito anche l'altra sera. Ho capito, ma non si possono annunciare, per non parlare della SPA, no? la famosa piscina terapeutica da 30 euro che si doveva fare in Porto Vecchio, tutte cose annunciate. Ripresento in aula, in Consiglio regionale, prima della fine legislatura, la proposta di città metropolitana, che firmò anche Roberto Di Piazza. La rifaccio dentro un'idea di comunità giuliana che rimette insieme l'ex provincia, quindi lo faccio anche in accordo con i sindaci dei comuni sloveni o dei comuni del circondario. Però bisogna avere coraggio, io a differenza di Di Piazza non ho difficoltà a spiegare agli amici friulani che i triestini e le triestine vogliono la città metropolitana, che hanno firmato per quella roba lì, sono scesi in piazza e che torna di vantaggio anche al resto della regione, però dobbiamo avere il coraggio di essere innovativi. Senta, queste robe qui sono mancate, in un anno sono mancate. La ripresenta tante presenti, tante in regione? In regione, consiglio regionale. Consiglio regionale. Si ricandida in regione? Se il mio partito vuole ricandidarmi, sì. 3 giovani sono rimasti feriti seriamente nello scontro tra l'auto su cui viaggiavano e 2 vetture in sosta. Ciò è accaduto alle 2 della notte scorsa in zona Barcola. Uno schianto violento nella notte, 3 giovani feriti seriamente, portati a Cattinara in codice giallo. È successo alle 2 di stamane a Barcola, in Viale Miramare, di fronte al Pane Quotidiano. La Fiat Panda, su cui viaggiavano i 3 ragazzi, per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia Stradale, è improvvisamente uscita di strada, andando a urtare 2 vetture parcheggiate regolarmente al lato della carreggiata. Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di 2 ambulanze provenienti da Trieste, che hanno assistito i feriti poi trasportati all'ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Delle 2 automobili colpite dalla Panda, una in particolare è andata distrutta. Appartiene a una residente di Barcola che è stata svegliata e avvisata dalla polizia nella notte. Sui social la donna ha postato tutta la sua amarezza. La vettura era nuova, acquistata un paio di mesi fa. Mi auguravo, ha scritto, di essere incastrata in un sogno davvero orrendo. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, con noi c'è l'ispettore Paolo Gurtner, buongiorno. Eccoci, Bosazzi, buongiorno a tutti. Via Cordaroli. Chiusa. Ecco. Permane la chiusura, da questa mattina intorno alle 6:15 abbiamo avuto notizia di questa problematica sul
manto stradale, all'inizio un buco, poi alla fine c'era già il tecnico Acegas che ci ha pregato la chiusura. Okay. Inizialmente sono andati i carabinieri a fare le dovute chiusure, poi siamo arrivati noi. Non so quando riaprirà perché non abbiamo notizie da parte della Acegas per questa problematica. Altre cose, ispettore, come oggi? Altre cose particolari, la situazione è tranquilla, ricordo sempre le rive inibite per le soste a causa dell'arrivo delle navi, dalle telecamere abbiamo visto un sacco di turisti in giro per città. Volevo far presente che questa sera c'è la partita di basket alle 20:30, sì. E per quanto riguarda invece, do un anticipo già per lunedì, anche se fuori comune, l'ANAS ci ha pregato di avvisare che con lunedì iniziano dei lavori alla galleria di Monte d'Oro, direzione Trieste, quindi ci saranno dalle 7 alle 19 delle deviazioni in loco, quindi sulla via Flavia di Stramare, rientro in grande viabilità per capirsi all'altezza di via Frigessi. E dopo pranzo, ispettore, credo ci sia soltanto un presidio, no? In piazza in Largo Barriera, se non mi sbaglio, quindi non dovrebbe... Sì, io ho letto qualcosa di un presidio, ma dovrebbe essere statico, non dovrebbe dare fastidio a nessun tipo di problematica al traffico. Ok, perfetto. Ispettore, io la ringrazio, le auguro buon lavoro e buona domenica. Altrettanto a tutti quanti. Allora, il Comune darà vita fra qualche settimana a due importanti iniziative che riguardano la scuola, un open day dedicato ai ricreatori e una giornata di riflessione sull'esperienza triestina delle scuole d'infanzia. L'impegno del Comune di Trieste sul fronte scolastico incrocia più aspetti del problema. Ieri l'inaugurazione della rinnovata area giochi esterna alla scuola per l'infanzia di Trebiciano ha posto l'accento sulle questioni edilizie. Nelle prossime settimane due iniziative rifletteranno a loro volta su altrettante eccellenze triestine, a partire dai ricreatori, per i quali il 19 novembre è stata organizzata una sorta di open day, che al mattino sarà online, per poi trasferirsi nelle sedi dei vari ricreatori. Tutti i ricreatori saranno aperti, saranno pronti ad accogliere tutte le famiglie e tutti i ragazzi. È un format che abbiamo visto e molto apprezzato da tutti i genitori, quindi continueremo anche a proporlo. In quella sede, oltre a presentare i nostri servizi dentro i ricreatori, daremo anche delle informazioni pratiche sulle iscrizioni e su tante altre cose. Il 6 dicembre invece l'esperienza riconosciuta della città per quanto riguarda la prima infanzia, la fascia d'età 0-6, sarà al centro di un'importante giornata di approfondimento. Trieste ha una tradizione, ha una storia e ha un futuro in termini di competenza pedagogica. È un vero laboratorio pedagogico che viene tenuto vivo e alimentato dalla competenza di centinaia di professionisti che ogni giorno accolgono i bambini. E con serietà e con la fiducia delle famiglie. L'appuntamento si snoderà su più fronti. Uno istituzionale, poi nel pomeriggio gruppi di lavoro dedicati a temi che stanno molto a cuore alle famiglie. Verrà dato il peso culturale, economico, quanto investe l'ente pubblico in questa città sui servizi educativi. Ci sarà un contributo tecnico-professionale da parte di docenti dell'Università di Trieste a riprova di cosa significa fare sistema in questa città sui temi culturali, sociali ed educativi. La pallacanestro Trieste sfiderà stasera l'Allianz Dom la Bertram Tortona, squadra al momento prima in classifica dopo tre giornate. Per i ragazzi di Legovic l'obiettivo è quello di vincere la prima partita dell'anno in campionato. Da una corazzata come la Reyer ad una nuova potenza del campionato di A1 come Tortona, prima punteggio pieno assieme alle due Super Big, Milano e Bologna. Un'altra gara la cui complessità si presenta da sola per la squadra di Marco Legovic alla seconda partita consecutiva casalinga il sabato sera. Ore 20:30 Pala Trieste, contando in una maggiore risposta del pubblico. Tortona, una squadra che legittima la propria posizione in classifica grazie a un sistema di gioco collaudato sia in attacco che in difesa. Grazie ai giocatori reduci della passata stagione che ha visto Tortona ergersi e confermarsi poi una delle potenze di questo campionato, allenata da Ramondino, che a mio parere è uno dei migliori allenatori del panorama cestistico nazionale. Da parte nostra dovremmo essere bravi a mettere sul parquet quello che abbiamo messo fin da subito lunedì, reagendo alla brutta sconfitta in casa contro Venezia. Quindi grande attenzione, grande mentalità, un approccio all'allenamento che è stato sicuramente di maggior qualità e fisicità ed è quello di cui abbiamo bisogno per affrontare una squadra come appunto Tortona.
evidente che il calendario dei biancorossi in partenza è stato un vero e proprio incubo, ma con gli alibi non si va da nessuna parte. Da questa sera la Pallacanestro Trieste ha l'obbligo di provarci con tutte le forze per muovere la classifica, per scaldare una piazza sin qui tiepida e per fluidificare pure la trattativa che dovrebbe portare la nuova proprietà americana, a cui è stato recapitato un biglietto da visita di inizio stagione non certo rincuorante. Da parte nostra dovremmo essere bravi attraverso innanzitutto la responsabilità individuale a tenere i duelli nell'uno contro uno e poi ad arginare determinate situazioni anche tattiche con una difesa di squadra sicuramente più puntuale rispetto alle ultime uscite, ma appunto abbiamo utilizzato questa settimana per farci trovare pronti. E poi dalla difesa trovare l'energia che abbiamo bisogno per andare in attacco sviluppando le nostre trame offensive. In questa settimana la qualità degli allenamenti e l'impegno è stato di altissimo livello. Ora si tratta di tradurre lo sforzo fatto sul campo, contando che Davis possa dare il proprio apporto da chiaro leader e ideatore di gioco di questo team, nonostante un problema recidivo ad un polso. Meteo per chiudere: dopo il passaggio oggi di un veloce fronte atlantico, domani affluiranno correnti sud-occidentali più secche in quota, ancora umide nei bassi strati. Tra lunedì e martedì passerà un altro fronte. Cielo in genere nuvoloso si prevede per domani, con maggiore presenza di sole sulla fascia lagunare e sulle Alpi Giulie. Sulle zone orientali non si esclude qualche debole pioggia locale, foschie. Vi ricordo che subito dopo di noi lo spazio dedicato allo sport vedrà protagonisti i ragazzi del football americano. Noi ci vediamo alle 19.30 per il telegiornale. Buon proseguimento e a più tardi. Football americano e flag football, questi gli sport di cui parleremo ora in questo spazio post telegiornale. Con noi due ospiti, Stefano Zingale, allenatore e direttore sportivo dei Muli, ben trovato innanzitutto. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. E c'è anche Giovanni De Denaro, giocatore nel ruolo di centro dei Refoli, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, spieghiamo un po' la situazione del football americano a Trieste, perché da una parte ci sono i Muli, che appunto sono la squadra di tackle football, cioè il football americano classico, quello con i caschi e con tutte le protezioni. Poi ci sono le squadre di flag football con i Refoli, campionato senior maschile in cui gioca tra l'altro Giovanni, le Ranzide, il campionato femminile senior, e i Golden Bears, che è il campionato under 16. Quindi Stefano, diverse attività, da una parte quella tradizionale, diciamo così, dall'altra parte il flag football, che è una disciplina sempre più in voga, senza quel contatto fisico diciamo forte. Esatto, e questo segue anche un po' l'evoluzione che c'è stata all'interno della società, e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Triestina Muli Trieste nasce nel 91, perciò stiamo festeggiando ancora i 30 anni e riceve praticamente l'eredità della precedente Muli American Football Trieste, e inizia principalmente soltanto a giocare a football, sia a livello senior che junior. Dopo però è iniziato molto presto questo avvicinarsi al flag football, e nel tempo la nostra associazione ha praticamente integrato altre realtà, che erano prima le Ranzide e poi i Refoli, e quindi in questo momento siamo tutti all'interno di questa, chiamiamola, polisportiva. E l'altro anno siamo riusciti, dopo un po' di tempo, a rimettere su un settore giovanile sempre di flag football. Allora, il football americano, vabbè, probabilmente le persone anche lo conoscono e quindi non ci soffermiamo sopra, ma sono quando avete visto qualche film, anche con Bud Spencer, quello con caschi, spalliere, cose del genere. Cos'è il flag football? Il flag football è una derivazione chiaramente del football americano, o tackle football, che praticamente nasce dai playground, nasce dal fatto che quando degli amici si trovavano, negli Stati Uniti ovviamente, no? Certo. Assieme, non è che giravano con casco e spalliera, allora cos'era? Ti lanciavi la palla e invece di placcarti normalmente c'era il touch, il tocco. Questo era la genesi. Dopodiché questa cosa è iniziata a diventare un po'
istituzionale, hanno iniziato a regolarla, si capiva che il tocco, sì, ma te go tocca, non te go tocca, buh, ecco, allora hanno deciso di mettere delle bandiere, perciò flag, football, flag, che sono tra l'altro... Eccole qua. Che sono tra l'altro queste che dopo il buon Giovanni vi mostrerà. Quindi queste sono agganciate sulla schiena. Esatto, sono agganciate e quindi quello che era il placcaggio e che perciò ovviamente è un'attività di contatto, anzi di impatto, perché il football americano è uno sport di impatto, non di contatto, e il flag football ovviamente questa attività in questo caso non c'è. Il scontro può essere fortuito, ma come può esserci uno scontro in basket, perché già, ripeto, già nel calcio secondo me è un po' più violento, se mi permettete quella cosa. Quindi flag football, i muli avevano già iniziato anche a livello giovanile prima, abbiamo integrato queste due realtà e questo tra l'altro ci permette anche un po' di fare sinergia. Perché fare sinergia? Perché alla fin fine, per fortuna, e anche perché la nostra federazione, che è la FIDAF, ha gestito i campionati in maniera un po' opposta, nel senso che c'è una stagione che è quella che va, diciamo, da gennaio fino a giugno, diciamo, mm-hmm, dove si gioca a tackle football, e dopodiché inizia la stagione di flag football. Questo cosa significa e cosa permette a molti giocatori di giocare da tutte e due parti e quindi alla fin fine di giocare sia flag che a tackle, anche perché alcuni gesti tecnici sono molto 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 simili, non c'è il contatto impatti, ma tutta la gestione della palla, del lancio, della ricezione, della difesa sono veramente molto simili e quindi permettono a dei giocatori, a degli atleti alla fin fine di facilmente andare un po' passare da una disciplina, esatto, una disciplina. Giovanni, flag football significa anche poter avvicinare i più giovani senza, diciamo, la paura di farsi male, che in realtà poi spiegheremo che ci sono sport che in realtà portano a contatti molto più diretti, ma anche di avvicinare per esempio le ragazze. Sì, esattamente, diciamo, molto spesso il flag football viene visto anche come magari uno sport di avvicinamento anche per poi capire un po' qual è il mondo dello sport del football americano in generale, e può essere utilizzato soprattutto a livello giovanile e anche femminile sicuramente anche come appunto un avvicinamento poi alla pratica anche del football vero e proprio. Quindi molto spesso anche le squadre di football americano hanno delle giovanili che praticano il flag per poi avvicinare i ragazzi a praticare il tackle. All'interno della grande famiglia dei muli, oltre ai Refoli, appunto, ci sono le Ranzide, che sono la nostra squadra di flag football femminile. E sono autonominate con quel nome, nessuno gli ha appiccicato, sì, addosso, credo. Il nickname, diciamo, lo sono sempre scelti dai giocatori o dalla dirigenza, e in questo caso devo dire è un nome che piace molto perché è anche molto legato un po' al territorio. Certo, quindi, certo, come Refoli, tra l'altro, un bel logo che hai sulla maglietta. Secondo me, molte volte magari si tende un po' a copiare quelli che sono i nomi più famosi delle squadre americane, invece nel nostro caso tutte e tre le diverse squadre hanno scelto un nome che ricorda poi anche la provenienza e quindi, certo, il legame con Trieste. Le ragazze sono appunto tra l'altro molto, molto forti, hanno una storia di vittorie, hanno vinto più volte il campionato italiano e si sono comunque qualificate anche negli ultimi anni sempre all'interno delle prime 5-8 squadre in Italia. Perché secondo me una delle cose anche molto positive del flag football è che essendoci un unico campionato nazionale si va a giocare contro squadre provenienti appunto da tutta Italia e si ha la possibilità di viaggiare, vedere, certo, realtà diverse e insomma fare molte esperienze interessanti. Marco, sì, su questo vorrei proprio il punto, no? Oggi purtroppo per questioni tecniche non c'è nessuna ragazza, no? Però la parte vincente della nostra associazione sono le ragazze. Sono le ragazze e c'è stato, come penso sai, alcune settimane fa in Porto Vecchio quella manifestazione fatta dal comune sulle società in Serie, sì, A, sì, sì, di Trieste, no? In cui c'era ovviamente il basket, c'era ovviamente il calcio, poi c'erano gli altri hanno portato 50 scudetti a Trieste, perciò stiamo parlando di pallavolo. Però di questi 4 sono derivanti dalle nostre ragazze, che perciò sicuramente sono le più vincenti. Ecco, in questo senso è importante, come sottolineavi, l'attività giovanile che avete rifondato. Sì, 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 sì. E l'attività giovanile l'abbiamo rifondata e abbiamo ricominciato appunto dal flag football,
per vari motivi, anche perché andiamo a fare spesso attività nelle scuole, è abbastanza più semplice convincere dei professori e dei presidi di fare questo tipo di attività, che è ovviamente senza contatto, piuttosto che ovviamente certo. andare lì con casco e spalliera. E, tra l'altro, in questo momento qua stiamo facendo attività in due scuole, stiamo facendo in questo momento la Caprin, faremo prossimamente alle Manzoni, e quindi cerchiamo di riuscire a avvicinare questi ragazzi e ragazze, perché è importante sapere che a livello giovanile il flag football è misto, cioè fino alle under 17 non ci sono distinzioni tra campionati maschili e campionati femminili, e noi consideriamo questo una bella cosa, secondo noi dove andrà probabilmente fra un po' lo sport, cioè si avvicinerà a questa cosa qua, non più grosse distinzioni ma molto di più cose miste. Giovanni, in queste immagini vediamo proprio la tua squadra, ci racconti un po', perché tra l'altro anche l'abbigliamento, la divisa di gioco, le scarpe, non c'è solo l'assenza delle protezioni ma anche una divisa molto diversa, mi viene da dire sotto certi aspetti cestistica. Sì, no? Diciamo che, allora, tra l'altro approfitto anche perché queste immagini derivano da uno dei tornei secondo me più divertenti da giocare, che si chiama il Champions Bowl, ed è un torneo europeo, è uno dei più importanti, è un po' come la Champions League del flag football. Uh-huh. E, diciamo, grazie ai risultati che abbiamo ottenuto nel campionato maschile di prima divisione, arrivando, il nostro miglior risultato è stato il secondo posto, purtroppo siamo molto felici di questo, e ci ha permesso di poter andare a confrontarci contro le più forti squadre d'Europa, e qui stiamo giocando contro una squadra danese che poi ha vinto gli Armadillos. E, sì, quindi per tornare alla domanda, la divisa, diciamo, la maglietta è una semplice t-shirt, molto spesso oppure una canottiera, e la cosa importante, diciamo, i pantaloncini devono essere senza tasche, perché avendo appunto le flag legate in vita, che sono un po' l'obiettivo del difensore che deve andare a cercare di strapparle dalla cintura, la tasca può essere proprio un pericolo per l'atleta, perché se si incastra la mano c'è possibilità di infortunio. Quindi i pantaloncini sono un po' più larghi rispetto a quello che siamo abituati a vedere nel football, dove sono invece molto attillati, ma devono essere senza tasche. Poi per il resto le scarpe sono quelle anche da football americano. Per quanto riguarda un po' il gioco, noi stiamo vedendo un'azione in attacco dei Refoli proprio in questo momento. Ci sei tu? Esatto, io sono al centro. Che ha la palla in mano all'inizio dell'azione e la passerà al mio compagno dietro di me, che è il quarterback, che come nel football americano classico ha il compito di lanciare la palla a uno dei propri compagni. Se c'è una ricezione, vediamo esattamente, ecco, qui c'è stato il tentativo di the flag che è riuscito da parte del difensore, e l'azione a quel punto si fermerà in quel... Quindi nel momento in cui la bandiera, esatto, diciamo, la bandiera viene tolta, in quel momento si ferma l'azione che si riparte. Esatto, la squadra d'attacco ha 4 tentativi per arrivare fino a metà campo e altri 4 per segnare il touchdown. Se non ci riesce, la palla passa agli avversari. Bene, diciamo, quindi, insomma, per rendere anche più dinamico, esatto, il gioco, e quindi alternare i possessi. Esattamente, è una versione, se vogliamo, un po' semplificata di quello che è il football, anche perché si gioca in 5, ma è molto... veloce, rapida e dinamica sicuramente. Ecco, chiedo a Stefano Zingale se, vedendo queste immagini, qualcuno da casa dice: beh, ma perché non provare, ragazzi o ragazze? Ah, assolutamente sì. I contatti ormai è abbastanza semplice, si va in internet, si va su Facebook oppure le schede Google, ci trovano un momentino le nostre pagine, e ho anche su Instagram, mi pare che ci sono i Refoli, noi siamo un po' più indietro con questa attività. E no, diciamo che la nostra ovviamente è uno sport di nicchia, è una situazione di nicchia in cui non ci sono grossi problemi a entrare. Mi spiego, se tu hai, facciamo conto, 17 anni, tu a 17 anni non puoi andare a giocare per la prima volta a calcio, come non puoi andare a giocare a pallavolo, come certo. non puoi andare a giocare a basket, perché devi farti tutto il percorso mini, perché a 17 devi essere già nel giro nazionale, se no non sei nessuno. Beh, insomma, no? Diciamo che deve avere, esatto, già un percorso. Noi invece abbiamo
prendiamo i resi in questo modo, no? Cioè, abbiamo ragazzi anche specialmente, purtroppo nello sport c'è questa agonia del drop off, no? Cioè ragazzi che iniziano 8 anni, a 14 smettono perché stufi di quello che fanno, c'è invece la possibilità di ricominciare e sia per il flag ma anche soprattutto anche per il football americano, siccome ci sono diversi ruoli che prevedono diverse fisicità, è difficile che uno non riesca a trovare intanto la sua collocazione all'interno della squadra, cioè il suo ruolo, e dopodiché, come dico sempre a tutti i ragazzi che vengono al settore tackle, se tu vieni a inizio stagione, e stiamo iniziando adesso, quando inizieremo i campionati, cioè in primavera, se tu ti sei allenato, io sono sicuro che riuscirai a giocare qualche azione o tante azioni. Perciò da questo punto di vista, anche perché sia il flag che il football, e puoi cambiare tutta la squadra in un colpo, cioè cambi 9 giocatori alla volta, 5 giocatori alla volta, 11 giocatori alla volta, quindi ci sono proprio giocatori specializzati a fare 2-3 cose, questo aiuta nella curva di apprendimento, perché magari uno inizia a saper fare 3 cosette, dopodiché ne impara 5, dopodiché ne impara 10, e cambia ruolo e così va avanti. Perciò assolutamente, se qualcuno e vuole provare, è sicuramente una cosa molto buona, ah, soprattutto anche a livello giovanile. Scusa se ti rubo, se non ti rubo la battuta. Noi volevo raccontare questo: noi abbiamo un contenitore, uno spazio, io lo chiamo contenitore, no? Che si chiama Flag for Free, che già il nome dà la visione, no? Flag for Free, free perché è gratis, free perché non è un vero allenamento ed è indirizzato a tutti i ragazzini che vogliono giocare e imparare a giocare a flag football, anzi imparare a lanciare la palla, ricevere, certo, questa attività. E quindi c'è questo contenitore che noi lo facciamo il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno presso il campo del Costalunga, perciò dietro il cimitero. Uh-huh. Questa attività tra l'altro è free, grazie e ringrazio qui il presidente di Costalunga, perché in una situazione in cui noi abbiamo grossi problemi di campi, il presidente di Costalunga ci ha messo a disposizione gratuita questo spazio, dandocelo lui ovviamente in maniera gratuita. Noi non potevamo fare che un'attività gratuita verso i ragazzi, e per quindi c'è questo contenitore dove, se qualcuno ad esempio dice ma aspetta che vado a capire come vado si lancia una palla, a che orario esattamente? Il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno. Il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno. Ci racconti invece Giovanni, visto che vediamo spezzoni di partita, prima il allenatore, direttore sportivo parlava di ruoli, no? Ci racconti un po', così uno anche pensa dove potrebbe giocare in campo. Certamente, diciamo. Allora chiaramente bisogna suddividere, diciamo, innanzitutto il gioco in due fasi, che sono l'attacco e la difesa. In attacco c'è il quarterback, che è la persona che lancia, appunto, quindi diciamo ha un po' il ruolo di guida della squadra, perché solitamente è quello che sceglie gli schemi. Anche il flag è un gioco molto, molto tattico, in cui bisogna decidere come si vuole attaccare la difesa avversaria, quindi solitamente il quarterback decide gli schemi e li trasmette ai giocatori, quindi dà comunicazione su cosa dovranno fare gli altri durante l'azione. Il centro è la persona, appunto, che, come dice il nome stesso, sta in mezzo al campo e ha il compito di dare il via all'azione passando la palla al quarterback, e quello è proprio il momento in cui inizia il gioco. E poi ci sono altri 3 ricevitori, perché si gioca appunto in 5, che hanno il compito, come il centro, una volta che la palla viene alzata e passata al quarterback, di eseguire un movimento che si chiama traccia. Quindi eseguire questa traccia lungo il campo e nel caso in cui siano liberi e l'abbiano eseguita bene, il quarterback dovrà passare la palla e dovranno riceverla, e una volta ricevuta provare ad avanzare il più possibile verso il touchdown, finché non verranno appunto deflaggati. In difesa invece possiamo distinguere 3 ruoli diversi. Il primo è quello del blitzer, che ha un unico compito, è quello di partire una volta che la palla viene passata al quarterback e cercare di deflaggare il quarterback. Quindi va direttamente sul lanciatore e cerca di fermarlo immediatamente prima che questo possa lanciare la palla.
E gli altri due tipi di difensori, solitamente uno gioca più sul corto, quindi sta vicino, diciamo, da dove è partita l'azione, quindi sta più verso il lanciatore, e altri due solitamente vanno più verso il fondo a cercare di coprire eventuali tracce lunghe. Ovviamente questa è un po' una semplificazione, perché essendo un gioco tattico, poi certo, andando avanti, ma ci siamo fatti l'idea anche delle due fasi attacco-difesa. Stefano, invece, per chi volesse venire a vedere i muli giocare, quando si parte? Allora, il campionato dei muli dovrebbe iniziare verso marzo, non sono ancora usciti i campionati. Noi partecipiamo al campionato di terza divisione, che è la divisione più bassa, e tra l'altro rispetto al football americano, quello canonico che si gioca a 11, noi giochiamo a 9. Negli ultimi anni abbiamo giocato sempre al San Luigi, al campo del San Luigi, e speriamo che anche quest'anno il comune e il presidente Peruzzo ci dia la possibilità di giocare appunto in quel bellissimo impianto sportivo. Tutta l'attività di flag invece parte Costalunga? No, l'attività di flag noi non ci alleniamo invece al Sant'Andrea. Okay. E via Locchi praticamente, lì facciamo tra l'altro anche lì, perché ci sono problemi di ovviamente di spazi, in verità facciamo tutti gli allenamenti più o meno assieme, divisi un po' per il campo, perciò se uno viene normalmente trova sempre o muli a refoli o refoli a ranzide o ranzide muli, cioè c'è sempre più di qualcuno all'interno del campo, non trova mai una sola quella. E ci alleniamo lunedì, martedì e giovedì dalle 21 in poi, perché noi ci piace andare così un po' in notturna, perché certo, siamo sonnambuli. Certo. E poi appunto refoli e mule, invece quando le ranzide, quando si possono iniziare a vedere le partite? Il campionato delle ranzide dovrebbe essere prossimo anno, e che va un po' di pari passo al settore tecole, perciò parliamo probabilmente di aprile. Bene. I refoli? Noi abbiamo appena concluso la stagione regolare poco meno di un mese fa, appunto arrivando al secondo posto. Abbiamo ancora l'ultimo torneo in Slovenia il prossimo weekend, e poi ci prenderemo una piccola pausa fino all'inizio dell'anno, e gli allenamenti riprenderanno verso febbraio, credo, per andare poi a giocare la stagione appunto verso giugno-luglio. Giochiamo d'estate una volta che il Tecole appunto ha finito i propri campionati. Benissimo, allora se volete andare a provare dalle 10 alle 12 il sabato mattina in campo del Costalunga, dietro i cimiteri di Sant'Anna. Grazie entrambi per essere stati con noi, aver raccontato di entrambe le discipline. Restate con noi, restate su Tele4.